In questo video andremo a trattare qual è il modo più rapido per ottenere i materiali afflitti in Sunbreak. Questo video è valido chiaramente nel title update 5, non penso cambierà onestamente il metodo nel title update 6, perché è sempre stato lo stesso dal primissimo title update, a dire il vero. E ho voluto aspettare fino ad adesso a fare questo video perché pensavo le investigazioni speciali cambiassero qualcosa sotto questo punto di vista, ma la risposta mi è stata dimostrata che non è così. Ecco, insomma. Ho fatto più di qualche investigazione speciale ormai e non cambiano niente rispetto alle missioni di livello 300 tranne per una piccolissima cosa che adesso andremo a vedere. Allora ragazzi, qual è il modo più veloce per ottenere i materiali afflitti? Chiaramente dovete affrontare mostri afflitti. Ora, voi volete affrontare missioni dove il tempo limite è il più basso possibile e il mostro è singolo. Perché questa cosa? Perché? Ovviamente il mostro singolo mi sembra abbastanza scontato. Solo il mostro afflitto vi dà le ricompense per i materiali afflitti. O dallo scalco o, ragazzi, attenzione, rompendogli le parti. Ogni parte che andate a rompere al mostro ha una chance del 40% che a fine partita vi dia il materiale afflitto in aggiunta alla parte che avete rotto. È tanta roba, ragazzi. Specialmente su mostri dove si possono rompere tante parti. Questa cosa qua vi fa guadagnare tanti materiali in più alla lunga. E lo scalco ha una chance sempre del 40% di farvi ottenere un materiale afflitto, che comunque è sempre buono. Non è solamente questo, perché lo vogliamo di 25 minuti la missione? La vogliamo di 25 minuti perché il quantitativo di punti vita del mostro varia in base al tempo limite della missione. Più basso è il tempo limite della missione, più bassi sono gli HP del mostro. Nelle missioni multimostro non solo è meno efficiente perché chiaramente affrontare due mostri, anche se hanno un po' meno vita, è comunque più lento di affrontare un mostro singolo. Oltretutto, il limite di tempo minimo nelle missioni bimostro è di 30 minuti e non più di 25, quindi non abbiamo nemmeno il minimo di HP possibili comunque per questi mostri. Per quanto riguarda il numero di carte, limiti di giocatori, eccetera, tutti questi fattori qui non hanno alcuna influenza nelle ricompense per quanto riguarda i materiali afflitti. Quindi, cos'è che dovete fare e cosa dovete andare a cercare? Come al solito, ragazzi, vi rimando a un mio vecchio video su come ottenere rapidamente tante investigazioni. Dovreste quindi andare a raccogliere materiali afflitti nella mappa di vostro piacimento, nel livello che rappresenta, in cui appartiene in realtà il mostro che volete andare ad affrontare. Quindi, ad esempio, voglio andare ad affrontare un Daemon Myrmidaur perché mi servono materiali afflitti che mi dà lui? Bene, allora andrò a prendere una missione A1, ok, o A2. E perché comunque la variazione, c'è cioè una missione A1, dà facilmente gli A1, gli A2, massimo gli A3, così, giusto per darvi un'impressione, ok? Più facilmente, poi in realtà, dalle missioni A1 vi può capitare anche il Risen Valstrax, ok? Però è meno probabile, onestamente. Andate lì, andate nella mappa, andate a raccogliere, il vostro obiettivo non è uccidere il mostro, il vostro obiettivo è raccogliere solamente i materiali e sbloccare le missioni. E volete andare a sbloccarvi le investigazioni per il mostro preferito, per quanto riguarda il drop di quello specifico materiale afflitto. Come sapete, non siete obbligati a fare per forza un singolo mostro per un singolo materiale afflitto. In realtà ci sono dei gruppi di mostri che danno materiali afflitti. Vi posso anche lasciare una scheda, probabilmente lo state vedendo proprio in questo momento nel video, per quanto riguarda quali sono i mostri che droppano cosa. Adesso lo commentiamo rapidamente insieme. E by the way, grazie a Gaudium su Twitter, lo schema è il suo, è veramente ben fatto. Ora, se andate a vedere questo schema, chiaramente è abbastanza chiaro che ci sono alcuni mostri più favorevoli per essere cacciati, per ottenere alcuni materiali afflitti. Chiaramente sul lato pelli, ok, svariate, potrei scegliere in realtà qualsiasi, non voglio nemmeno soffermarmi su quelli di livello troppo basso. Vi consiglierò quelli che si possono rompere più parti, quindi per esempio tra i primi o Izuki o Kuluyaku. Io trovo che Izuki è più semplice. Tra i secondi io vi consiglierei la Gombi tra le ossa normali, eccetera. Tra gli A2, per quanto riguarda le Monster Bone, ok, avete il Barrot, è quello che si rompono più parti. Il Basarios anche in realtà, ma dovete essere bravi a giocare solo alcune armi. Non so se è adatto a tutti. Per quanto riguarda invece il sangue normale, il Basarios, no, il Basarios, scusatemi. Il Daemon Myrmidaur è il più veloce. Ma il Bishaden è quello che potenzialmente potrebbe darvi più roba insieme al Tetranadon, quindi su questo lo date voi. Per quanto riguarda gli A3, gli Shell, i Carapace, le Cortecce, io tra questi qui vi consiglierei Shogun, è il più veloce.
anche se al giurato tu potenzialmente potete rompere più parti. Per quanto riguarda scaglie e shard varie, ovviamente ragazzi la Ratian è un'ovvietà, è straveloce, è uno dei mostri più veloci da fare dell'intero gioco, arguably anche più veloce del Pokepokei oltretutto. Per quanto riguarda le claw varie, ovviamente non vi vogliate male ragazzi, fate il Rakanakadaki, è il migliore dei tre, e gli potete rompere anche un'infinità di parti che è strautile. Per quanto riguarda gli sempre gli A4, appunto, mentre le Fang, Earthfang, eccetera, io vi consiglio, per chi è capace, di farvi speed di Nargacuga. Dico per chi è capace perché magari alcuni di voi si trovano meglio con il Garangolm, che è più debole, però in Narga gli si possono rompere più parti più facilmente, secondo la mia personale opinione, una volta che avete abbastanza esperienza per affrontarlo, e dura di meno, quando appunto lo riuscite a più o meno tenere fermo. Per quanto riguarda gli A5, Darbone, eccetera, ovviamente tra i tre questi mostri ragazzi c'è il Tigrex, anche se potenzialmente al Magma Almutron potete rompere tante parti. Per quanto riguarda invece Scale, Scare Plus, sempre di Dyers, così. O il Rattalos o il Mizu. Io preferisco il Mizu perché non vola. Semplicemente quello. Poi, Dairorn, Dairorn Plus, eccetera. E su questi qui io vi consiglio di andare o col Diablos. In realtà sono tutti e tre abbastanza equivalenti, però il Seragios è un po' più mobile. Quindi la scelta alla fine sta a voi. Io usualmente andrei per il Diablos, ragazzi, se devo essere onesto. Quello che... Se portate un'arma ghiaccio, le corna volano alla velocità della luce e la coda vi può dare anche uno scalco in più. Ah, sì, utilizzerò qui la nota. Ricordatevi che su tutti i mostri dove potete tagliare o spezzare parti, ogni parte che spezzate potenzialmente è un materiale afflitto in più. Quindi tenetene da conto. Per gli A6, potete andare con le Spinas o col Buzzle. Io penso che le Spinas sia più... fattibile per molti giocatori, almeno non per molti giocatori, ma per molte classi è più favorevole rispetto al Buzzle. Buzzle può anche one shotarvi quando siete in un'investigazione speciale, quindi state particolarmente attenti. Per quanto riguarda sempre gli A6, ma lato Darkclaw, Hardclaw, il Rajang è più veloce, ma il Rakanakadaki, il pari Rakanakadaki, chiaramente ha più parti che si possono rompere, quindi fate la vostra valutazione. Per quanto riguarda gli A7, Direwing, Failwing, ovviamente Goldian meglio del Silverloss, Direblood, Dragonblood, Darkblood, questa volta un po' sta a voi. Io credo che il seed in Basel sia molto scarso e se deve essere puramente una questione di safety andrei con lui, ma lascio Espinas, quindi il Flaming Espinas potenzialmente dura di meno perché ha meno vita, però chiaramente è molto più pericoloso come mostro. Da Darfang, Darfang Plus, Arfang, onestamente io andrei per il Furious Rajang, è più facile, anche se comunque sullo score nel Magna Malo potenzialmente potete rompere più parti. Però ragazzi arriverete a un certo livello dove se non sarete proprio perfetti contro lo score vi fa 100-0 e fine. Per quanto riguarda gli A8, qui non è che ci sia troppa scelta, abbiamo il Chaotic che entra diciamo... Può essere fatto anche lui per i Darkblood, ma non ve lo consiglio, ragazzi, onestamente, il Chaotic come afflitto. Dura troppo e non vi dà nemmeno tanto Darkblood in più, onestamente. E per i Risen, ovviamente, qualsiasi dei tre Risen va bene. Cioè, il Camillus, Teostra e Kushala variano molto in base all'arma che state utilizzando. Io usualmente affronto o il Camillus o il Kushala, però onestamente, ragazzi, ho tante kill su tutti e tre, perché comunque li vado a ciclare in base all'arma che utilizzo. E per quanto riguarda gli A9, ovviamente che abbiamo il Risen Dragon Blood, è abbastanza chiaro che il Vazrax è più scarso di Shagaru Magala, almeno per la mia esperienza. Poi ovviamente lì siete liberi voi, se riuscite a fare prima il Risen Shagaru va benissimo, io il Risen Vazrax ormai lo chiudo anche al massimo livello al palo, in 7 minuti, cronometrati, consistent oltretutto, quindi chiaramente preferisco fare lui, però... Magari un giorno scoprirò un modo segreto per fare consistent Shagaru Magala e non avere enormi curve di tempo dove a volte ci metti 2 secondi, altre volte ci metti 250 anni, ecco, diciamo così. E in realtà appunto la strategia è tutta qua, cioè non ho altro da aggiungere. Quindi andatevi a cercare le missioni 25 minuti di un mostro singolo e spaccate tutte le parti del mostro, se potete. Perché quello là vi darà tanti materiali in più alla fine. Come vi stavo dicendo a inizio video, le investigazioni speciali in realtà non sono meglio delle missioni livello 300, ok? Hanno un materiale in più, ok?
perché vi mette sempre sull'hard cap alto il numero di materiali afflitti che vi può dare la missione, a, come alla ricompensa finale, non come ricompense, non come scalchi, non come questa roba qua. Quindi Arguably uno potrebbe dire, se siete bravi a fare le investigazioni speciali, fate le investigazioni speciali, potrei anche essere d'accordo su questa affermazione, però io lo vedo più come un approccio multiplayer, perché le investigazioni speciali sono significativamente più lunghe delle missioni livello 300 e i mostri sono molto più forti, ma anche, sia a livello di danni, ma anche a livello di pattern, dimensione, degli AOE, quindi nel senso quanto vi importa prendere quel materiale in più, in multiplayer usualmente ce la farete comunque nelle investigazioni speciali, ma in solo, onestamente, io rimarrei a fare le missioni livello 300. Però ovviamente la scelta in realtà sta a voi. Magari se giocate V-Bogan, e io per esempio durante il farm usualmente uso Light Bogan e V-Bogan Arco Spada Lunga, che sono le armi ovviamente più forti, per fare veloce. Però chiaramente magari se state, che ne so, e quindi con quelle fai rapidamente anche le investigazioni speciali, però magari se state con un'arma un po' più lenta, tipo corno, caccia o martello, magari rimanete sugli afflitti normali, livello 300. E niente, ragazzi, in realtà questo era per questo video. Io vi ringrazio per averlo seguito. Da spec è tutto, e ci vediamo alla prossima. Bella, ragazzi.